Il Mariano Santo di Cosenza diventa polo oncologico con erogazione delle prestazioni H12 dalle 8 alle 20. Questa mattina l'inaugurazione della radioterapia, prima il taglio del nastro alla presenza del governatore Oliverio che non risparmia qualche stoccata al commissario Scura. Purtroppo in questi anni abbiamo avuto e continuiamo ad avere una gestione commissariale che non ha dato il passo giusto alla sanità calabrese. Devo ringraziare il dottore Gentile che qui appunto si è impegnato per rimuovere ostacoli, resistenze e qui oggi abbiamo appunto l'esempio di come si può realizzare una sanità d'eccellenza. Qui si completa oggi con le attrezzature di avanguardia il polo oncologico in una realtà importante della Calabria. Poi la visita ai nuovi locali benedetti dal vescovo Monsignor Nolè ed ecco i macchinari di ultima generazione. Da oggi in dotazione due acceleratori che daranno una risposta importante alle esigenze di cura dei malati oncologici. Nella struttura anche una PET e una TAC utilizzata per le attività preparatorie della radioterapia e anche per la diagnostica cardiaca. Risposta integralmente alle esigenze del malato oncologico e la creazione di tutte le tecnologie necessarie per l'attivazione del polo. Quindi non mai più viaggio della speranza. Assolutamente no, il malato che viene da noi potrà essere tranquillo perché durante il suo percorso terapeutico troverà qualsiasi tipo di cura e di assistenza. Un investimento di quanto? 3 milioni di euro circa. Ad oggi sono già 6 pazienti trattati con la radioterapia a fasci modulati, ma a pieno regime. I due acceleratori consentono di erogare 2.800 prestazioni radioterapiche al mese e 33.600 all'anno. Con l'acceleratore lineare curiamo tutti i tumori solidi, facciamo circa 100 pazienti al giorno, perché è una terapia che dura dalle 30 alle 40 sedute, 37. E quindi è una terapia quotidiana dove tutti i giorni il paziente si deve recare presso il nostro centro e effettuiamo appunto la radioterapia mirata, perché il nuovo acceleratore ci consente di fare il massimo della tecnologia risparmiando gli organi sani. E questa mattina anche l'inaugurazione dell'UFA dove vengono preparati i farmaci antiblastici.